se dovete ricevere un attacco, siete in grado di incassare tutte le tecniche che non vengono più fatte in coppia. Amici del Tempio, benvenuti nel mio canale. Oggi in questo video voglio alzare un po' di polverone, sì, voglio mettere un po' di pepe nel discorso. Ditemi voi, ma oggi manca qualcosa allo Shotokan? Secondo me sì, seguitemi. Allora amici, non mi fraintendete, io amo lo Shotokan, come vedete fa parte del mio fare da ormai da diversi anni, quindi per me è uno stile meraviglioso, fantastico, sempre ancora più da scoprire, anzi più si va avanti ed è sempre più interessante. Ma lasciamo stare questo discorso, oggi volevo fare una riflessione proprio da amici, poi lasciatemi i commenti, fatemi sapere. Manca qualcosa oggi allo Shotokan? Cioè, facciamo un salto indietro, abbiamo vinto tutto, siamo andati a Tokyo, alle Olimpiadi, un nostro italiano nel kumite addirittura bravissimo, ha vinto il super campione Agaev, nel kata addirittura abbiamo primeggiato tra i primi posti sia nel maschile che nel femminile, quindi non manca niente, no? Oggigiorno nello Shotokan siamo veramente ad altissimi livelli tecnici, non manca niente. Ma diceva, ah Massimo, che è sto video qui? Se non manca niente che stai dicendo? Sto dicendo una cosa scottante, una riflessione. Secondo me manca qualcosa. Allora, cosa manca oggi nello Shotokan? Allora, lo sapete che specialmente in Italia c'è una grande scissione amichevole tra i praticanti di tradizionale, come dicono di fare il tradizionale, e i praticanti che fanno lo sportivo, e in mezzo ci sono quelli che no, noi facciamo, diamo un'occhiata di qua, però facciamo un pochino di là, insomma, ognuno in palestra giustamente nel proprio dojo fa come vuole, quindi chi pratica la parte tradizionale ormai siamo arrivati a dei limiti fotonici, andiamo a ricercare anche le virgole, l'unghia, il dito, che il tallone, vi lascio un video in descrizione che ho fatto tempo fa sul tallone su, tallone giù, o anche addirittura si va a riscoprire degli stili vicini allo Shotokan per vedere se c'è qualche novità oppure dei passaggi particolari di certi kata Shotokan. Insomma, chi fa il tradizionale ha un bel da fare, perché c'è tanto e tanto e tanto da dire. Non parliamo poi dello sportivo, sempre più veloce, sempre più pratico, sempre più performante. Questi ragazzi si vede nei video, calci fotonici allucinanti, anzi tanto vi lascio un link in descrizione, intanto ve lo dico, dell'ultimo video che ho fatto sull'Uramawashi, anche lì ho lasciato un po' di amaro in bocca a qualcuno, ma è bello ogni tanto alzare un po' di polverone. Quindi stavo dicendo, chi fa lo sportivo oggigiorno ha veramente dei livelli tecnici veramente fotonici, bravissimi, atletici, questi calci volanti, bellissimi. E poi non parliamo del Bunkai, ormai è diventato uno short film come in un video che ho fatto tempo fa, quindi sembra veramente di stare davanti ad uno schermo, a un film di Karate Kid che è in visione in questi periodi. Già, allora, dove vuoi arrivare su questo discorso? Voglio arrivare, secondo me, voglio arrivare a un punto, ragazzi, dove secondo me bisogna fare leggermente un salto indietro per andare avanti. Massimo, sei impazzito, ma questo, si fa un passo indietro per andare avanti. Ma com'è sto discorso? Ci arriviamo, vai. Allora ragazzi, passo indietro per andare avanti. Sì, per andare bene bisogna fare un passo indietro. Allora ditemi di voi, chi di voi veramente in sincerità intima, chi di voi pratica sempre, quasi tutti i giorni il Makiwara, a parte dato per scontato che ce l'abbiate in palestra o nella sala che magari avete in affitto della scuola, eccetera, eccetera. Chi ha il Makiwara, chi ce l'ha a casa e chi lo pratica tutti i giorni? Questo è una cosa. Poi, il condizionamento, ragazzi, il condizionamento, lo facciamo, non lo facciamo, quante volte lo fate all'anno, andrebbe fatto sempre, addirittura tutti i giorni, in coppia con gli amici in palestra, lo fate, non lo fate, coscia, interno coscia, addominali, o vi soffermate solo al classico, in coppia con l'amico, già Kutsugi, lo tiro io, lo tiri te, e poi facendoci una risata, guardiamo alla fine chi regge. Non è il massimo del condizionamento, i veri karateka, non mi metto tra quelli, ma i veri karateka del passato parlavano bene su questo discorso qua. Vi lascio il link in descrizione sul grande Takubota, che diceva che addirittura la sua filosofia era che chi vi attaccava si doveva fare male da tanto che dovete essere condizionati. Ora, non è che dobbiamo arrivare a questi livelli. Oggi viviamo in una città nel 2022, quindi in una società che non è che poi serve poi così tanto avere le mani storte, storpiate per il condizionamento, ma però
se siamo veramente dei buoni karateka, un po' di condizionamento, ragazzi, non fa male. E poi parliamo dei colpi che non si usano più, perché in gara non si possono fare colpi di gomito, colpi di ginocchia, la mitica testata che si ritrova nel Goju Shosho, chi la fa mai più? Chi l'avete messa mai in pratica? L'avete mai rispolverata? Oppure il grande Nakayama, che descriveva le parate con la tibia, con l'avampiede, diceva no, ma quella è roba del Thai Box, quella è roba... No, è roba del karate, c'è sempre stata, soltanto che non si può più fare, non si può più fare, la gente li scoccia a farla, in gara non si può fare, se no poi ti squalifico, applicazione, e poi giustamente, io ragazzi sapete che lo faccio in professione, il karate, che è il maestro di karate, giustamente l'80-90% delle società oggigiorno sono tutte da bambini, ragazzi, minorenni, insomma tutti bimbi, ragazzetti, e quindi non è che possiamo mettere un bimbo a fare il condizionamento o metto avanti un makiwara, anche se non gli farebbe male ogni tanto a quelli più grandi iniziare a fare un po' di makiwara, io così faccio in palestra, vabbè, chiudo la parentesi. E quindi è una pratica un po' lasciata andare in Italia, in Occidente. Non parliamo dei colpi di gomito, non parliamo delle tibie, a volte si vedono dei video, ah, quello lì tira di tibia al makiwara, alle tavole in costa, spacca, rompe, briga, fa. No, ma non è karate. No, il karate c'è, ci sono i colpi di tibia, ci sono le cose veramente di condizionamenti a volte esagerati che non serve farli proprio tutti, però un pochino non fa male. Quindi il consiglio che vi do io, se lo volete accettare, è sempre quello di allenarsi un pochino in palestra con l'amico, iniziare a colpire un po' le cosce, un po' le tibie, un po' l'addominale, un po' il dorsale, eccetera eccetera. Dite vabbè, ma non si può più fare oggigiorno, ma c'è un posto nel mondo che sicuramente avrete già capito qual è, dove la pratica del condizionamento è essenziale, fa proprio parte del fare karate, al contrario di noi qui in Occidente, specialmente in Italia. Ora ve lo faccio vedere. Ok ragazzi, come sapete, nel mio ultimo viaggio che ho fatto a Okinawa dal grande maestro Morinobu e anche dal grande Yogi Sensei, ho avuto la fortuna di allenarmi con questi grandi maestri e di capire lo spirito marziale che c'è nella terra sacra dove è nato il karate ad Okinawa. Le palestre sono chiaramente organizzate in modo molto diverso dal nostro, cioè la palestra che di solito viene sempre fatta un piccolo dojo all'interno, a volte spesso, molto spesso nell'abitazione proprio dove abita il maestro di turno, piccole stanzette chiaramente, e il dojo è sempre aperto, è aperto tutto il giorno. Cosa vuol dire? Non è che il maestro fa lezione tutto il giorno, il dojo è aperto, cioè uno arriva, si cambia e inizia a fare allenamento. Con chi? C'è nessuno, con se stesso inizia a fare la pratica del condizionamento, col makiwara, con i sacconi, con tutti gli attrezzi che c'hanno, specialmente Okinawa, sono veramente allucinanti, specialmente i vasi riempiti di sabbia, di terra per fare allenamento, gli zoccoli tipici okinawesi di ferro, insomma, e tanti altri attrezzi specifici per fare, diciamo, un autolavoro prima della lezione. Quindi mentre da noi la lezione c'è alle 7, c'è alle 8, c'è alle 5 con il sensei del dojo, là si va prima, la palestra è aperta sempre, come le palestre praticamente di pesistica che abbiamo noi qui in Italia, che sono aperte tutto il giorno, uno ci va quando vuole e si allena. E poi chiaramente si sa l'ora che c'è lezione, viene il maestro giù, magari quello è su a cucinare, dopo viene giù e si fa la lezione insieme al sensei di turno. Quindi è un approccio diverso, quindi il condizionamento fa veramente parte della pratica normalissima di allenamento del karate. E come sapete, se uno non è condizionato, purtroppo in fase di aggressione per strada, date un pugno e vi spaccate voi la mano e l'altro si fa una risata, quindi magari non è il massimo. Quindi cos'è che manca oggi al karate, secondo me, in Occidente, specialmente in Italia? In Europa è un po' un discorso leggermente diverso, sono andato in qualche stato europeo e quel poco che ho visto, insomma, è un po' un approccio leggermente diverso, forse c'è anche un po' un'altra visione del karate, specialmente dello Shotokan, ma io parlo specialmente qui in Italia, dove sicuramente sono di stazza, quindi ragazzi, stavo dicendo, il tradizionale è veramente forse anche troppo tradizionale, nel senso che si sta fossilizzati forse troppo su delle posizioni, su una zona di comfort troppo statica da diversi anni, mentre lo sportivo addirittura è andato oltre, è veramente diventato sub sportivo, veramente allucinante, e forse abbiamo perso un po' la via di mezzo, che è la sana pratica di karate nel dojo, dove si fa un buon karate, ma abbiamo perso proprio di vista il condizionamento e tutte le tecniche che non vengono più fatte in coppia, come le parate con le tibie, l'anticipo di calci con i piedi di piatto di taglio, i colpi di gomito,
testate, strangolamenti, non parliamo poi della lotta a terra, che dice ma no, il karate la lotta a terra non c'è, ma lo dite voi ragazzi, c'è una parte anche questa di lotta a terra non tanto evoluta come chiaramente il judo e altre tecniche, ma una parte di lotta a terra. Infatti se vedete anche i libri antichi scritti dal maestro Funakoshi, c'è sempre qualche tecnica anche di judo, di proiezione e tutte queste cose qua. Quindi arriviamo alle conclusioni. Amici del Tempio, oggi vi ho fatto un po' arrabbiare e ora anche sui commenti chiaramente mi disintegrate. Adesso si fa una chiacchierata da amici, ognuno chiaramente, ricordatevi sempre, ognuno deve fare quello che vuole, è giusto fare quello che si vuole nel proprio dojo, seguite il vostro maestro e fate sicuramente bene, ma ho voluto buttare un pochino di peperoncino oggi sul discorso della vostra pratica e vi lascio questa riflessione. Se dovete dare un attacco, se dovete ricevere un attacco, siete in grado di incassare o dare senza farvi male? Ecco, fermiamoci solo qua. Quindi questa è la riflessione che voglio lanciare oggi. Ragazzi, se non siete ancora iscritti al canale Il Tempio Massimo, male, iscrivetevi, lasciate i commenti a più non posso e seguitemi nei prossimi video. Ciao e oh, fate un po' di macchiguara.